Hello guys e bentornati in questo nuovo video. Oggi vi porto la mia tier list personale dei deck migliori dopo la banlist di gennaio 2024. E iniziamo subito con Centurion. Centurion che non è stato toccato per niente, che pensiamo di mettere, non so se in fondo al T1.5, per via di tutti i flex spot che ha. Il meta sarà meno vario, quindi è ancora più facile fare delle scelte mirate a livello di non engine e quindi comunque se la cava. Il problema sarà il matchup contro Runic, però, senza dubbio. Forse c'hai i matchup un pochino sfortunati, però con tutti quei flex spot secondo me si può inventare qualcosa. Branded, nella versione pura, purtroppo Ashe ovunque e c'ha sempre i suoi problemi contro questa carta. Hai problemi anche contro Labyrinth, che spoiler sarà molto alto nella tier list, quindi direi di metterlo magari in cima al tier 2 perché comunque è un deck solido. Tra l'altro è il deck budget migliore che si può fare penso per il momento, perché è l'unico che non gioca SP, che è purtroppo un problema di questo deck, quindi lo mettiamo in tier 2 perché comunque è solido, se passa fa davvero davvero male, però c'ha i suoi problemi e non possiamo negarlo. La versione Chimera secondo me è più interessante, vorrei quasi metterla qui. C'ha sempre il solito problema di Ashe in punti diversi. Se esce, lo mettiamo in cima al tier 2, sopra a quest'altro, perché soffre di meno. Soffre meno da Ashe. Però finché non esce una versione che, che riesce a giocare senza utilizzare Brand & Fusion, che non gli serve Brand & Fusion per quella consistenza, secondo me può salire di più. Però per adesso lo lasciamo sempre in tier 2, magari in cima, per carità. Andiamo avanti con Dark Ward, che lo mettiamo come rogue perché spaventa, però c'ha i suoi problemi, c'ha tanti tanti problemi. Dragon Link, io lo metterei qua, perché è forte ragazzi, fa una board solida, soffre troll, sì, però comunque palle, passo con setup di bestial, eccetera eccetera, è comunque davvero davvero forte. Magnamut è una carta e Regained un'altra, quindi anche fare mascherena palle con Regained è enorme, fa davvero davvero male. Puoi fare negate, puoi fare board invece senza negate, che comunque setup l'interruzione, puoi fare un po' quello che ti pare con Drago, è solido, secondo me è un T1.5 grosso. Il signor Fire King, per adesso, sia nella sua versione pura che Tri-Brigade, lo metterei sul tier 2 perché, per carità, hai tanti flex spot nella versione pura, la roba Tri-Brigade è carina, però gli mancano i pezzi. Dopo l'uscita di Phantom Nightmare questo deck probabilmente schizzerà su, sulla tier list, però per adesso secondo me gli mancano pezzi, perde da un sacco di roba, può perdere da un Imperma, può perdere da troll, le interruzioni che fa sono non abbastanza secondo me, quindi lo mettiamo in tier 2. Flanderiz, anche lui non ha perso niente, speravo almeno la Prosperity a 1, quindi io direi di metterlo comunque in tier 2, da rogue a tier 2, perché? Perché può giocare Shifter, arriviamo in un meta in cui secondo me i Boardbreaker hanno un pochino più value, quindi ci sta, secondo me ci può stare in tier 2, perché è forte con i Boardbreaker. Fa le sue cose, ha le sue carte stupide, purtroppo, e quindi fa quello che fa, manca di consistenza. Orcus, purtroppo, lo mettiamo per adesso in differenziata. Se esce qualcosa di carino, magari come Engine splashata da qualche parte, può essere grosso, perché Arpa è forte come carta, però il mazzo in sé, secondo me, ha passato il suo prime. Sarei contento di vedere di sbagliarmi. Però tra bestie e robe varie, secondo me Orcus puro un po'... cioè, non fa più di tanto. Sempre indifferenziata l'Infernoble. Non so se metto indifferenziata, forse un po' esagerato. Forse il Rogue, mettiamolo. Hai perso i soldi, che è tanto tanto grossa. Ho visto delle board simpatiche, però non sono assolutamente paragonabili a quelle che faceva prima. Metterlo indifferenziata è un po' triste. Ma riuscirà qualche roba nuova, però i soldi è stata una perdita veramente, veramente importante, perché adesso perdi da Super Poli, da Dark Ruler, Droplet, anche se è molto più suscettibile alle Entrap. Sono tentato quasi metterlo indifferenziata, però dai, è comunque tanto consistente, quindi mettiamolo qui per adesso. Il signor Castira, mettiamo pure il Rogue, puoi giocare i Floodgate, puoi fare cose, sei un pochino più consistente, quindi va bene.
E qui il primo deck, tier 1, Labyrinth, è grosso. È grosso, non ha perso niente, fa tante cose, giochi Entrap, puoi giocare World Breaker, puoi inventarti cose varie. Mettiamolo un tier 1, ragazzi, perché ha tanta recovery, fa le cose che deve fare e le fa bene. Manadium. Sono tentato di metterlo quasi sopra Dragon Link. Hai comunque un buon numero di flex spot. Giochi, puoi giocare Ferrir. Hai un'ottima engine per rompere le board. Sei molto però suscettibile a draw. Non so se è meglio Drago o meglio Manadium. Non so davvero quale dei due mettere prima. Secondo me stanno più o meno alla pari. Però la potenzialità che c'hai per rompere le board con la engine, secondo me vale la pena. Vale la pena metterlo come tier 1.5 sopra Drago. Esiste SP? Sì, quindi Marincipessa sta qui. E mettiamoci pure Salamagna, perché che vuoi fare? Finché c'è SP fanno cose, forse addirittura anche più bassi e così. Però, poi Marincipessa ha perso pure Gozen, tra l'altro, che era un eroe più forte che poteva fare. Forse Salamagna un pochino meglio e Marincess, sapete? Mettiamoci così, dai. Andiamo così. Mikanko, questo proprio indifferenziata. Se Infernoble va, passa a Rogue. E Rogue tendente a differenziata. Mikanko senza i soldi mi pare veramente, veramente bruttissimo. Phantom Knight, anche lui il Rogue lo mettiamo. Perché c'è la roba Horus. Hai guadagnato pure Terror Top. Cherubini è una carta. Quindi occhio a Phantom Knight. Rispettiamolo un pochino. Purreli. Lo mettiamo sotto a Branded addirittura? Sì. Secondo me un pochino sotto a Branded. Non solo per il fatto che ha perso una rapida, ok? Che ha perso consistenza e roba. Non è tanto per quello, ma per il meta shift che mi immagino verso i Board Breaker. Se iniziano a tornare Mari le Trust, questa roba qui... che assieme alla perdita di consistenza, assieme magari alle di barrier che tornano, perché comunque puoi far male a alcuni, cioè c'hai il tier 1 che di sicuro la gioca di barrier, ok? Quindi assieme alle di barrier che ritornano e robe varie, secondo me pure lì può faticare di più rispetto a un deck del genere. Anche lei, anche pure lì un matchup bruttino, davvero brutto contro le varie cose runic. Quindi secondo me hai meno flex spot, hai perso consistenza, di barrier ti fa davvero davvero male. Fa male anche a questa, per carità, però c'è molti più flex spot qui. Quindi secondo me sta un pochino sotto. Però vediamo. Questo qui sta al limite del tier 2, eh. Però tutti quei flex spot e qualcosa secondo me ci si può inventare. Rescue Ace hai perso tanta consistenza, sei molto più suscettibile alle entrap. E se andiamo verso i board breaker, secondo me soffri. Non so se metterlo un pochino sopra Purreli, però devi giocare quei brick pure. Ma io Purreli lo metto un pochino sopra. Secondo me ha perso più di quello che si pensi, Rescue Ace. Perché hai perso l'airlifter, che vuol dire che anche i tuoi, per esempio, Impulse valgono di meno. Perché puoi portare Fire... Tu dici porti Fire Engine e quindi c'è comunque accesso all'engine, sì. Però se poi c'è l'airlifter in mano... fa male, devi giocare più nomi comunque Rescue Ace, perché sennò Emergency rischia di essere morta, perché da sola Emergency non è uno starter. Hai l'Engency Full Spoil? Sì, ma quello start perde parecchio da droll. Quindi quindi mettiamolo qua, dai. Il signor Ricca lo mettiamo indifferenziata per il momento, o Rogue. Non ho visto combo soddisfacenti che non utilizzassero le nuove carte di Phantom Nightmare. Quindi per adesso, secondo me, va indifferenziata. Con l'uscita di Phantom Nightmare magari può salire un pochino di più. Però hai perso davvero davvero tanto. Hai perso la tua one card combo. E hai perso anche consistenza. Già ci aveva problemi prima. Cioè più che altro perché hai perso la tua one card combo. Control che magari diventa anche più popolare. Questo soffre veramente troppo. Runic Sun, addio. Addio. Skill Drain è il floodgate più debole di questa versione runic. Quindi perché non ti puoi proteggere roba. Arrivano Maribor Breaker, quindi backrow removal, lasciamolo perdere. Runic Bestial con i Synchro. Dove lo mettiamo?
Dove lo mettiamo? È un bel grand game, fai le cose, è un buon matchup contro il tier 1. Solo che non me sento proprio, metto a T1.5, perché se inizia a girare più cosmic, più robe, più droll, soprattutto sto mazzo muore veramente veramente male a droll. È meglio o peggio di Branded? Mettiamo un pochino sotto a Branded. Non so, perché se Branded risolve fa cose veramente veramente cattive. Questo qui mi sembra ci abbia meno line of play di Branded e va veramente sottissimo a droll, ma tanto 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 sotto. Quindi non lo so, non lo so, non lo so. Però i carte runic diventano più forti come Boardbreaker, non lo so, me. Non so se metterlo qua su T1.5, mettiamolo T1.5, dai. Sopra addirittura questo. Dai, i flex spot di coso di Centurion secondo me valgono un po' di più. Mettiamolo così per adesso. Sky Striker, 3 upstart, raga. Non bastano, non bastano. E adesso qua ci sono tutte versioni sprite, tra l'altro. Vediamole tutte. Allora, quella con i Melfi, quindi tanti flex spot, tanti posti liberi. Dove la mettiamo? Il problema è il follow up. Però puoi fare varie cose, per carità. Ti spaventa quanto un Flander? Non lo so, forse un po' di meno di Flander mi spaventa, una roba del genere, perché c'è meno carte stupide. Mi spaventa di meno di questo? Dipende cosa ci fai con quei flex spot. Vediamo, vediamo, vediamo. Per adesso mettiamolo in tier 2, visto che Sprite non è esistito, quindi non sbilanciamoci più di tanto. Sprite Tree Brigade, secondo me, può essere interessante. Anche più interessante di questa roba qui. Ho visto qualcosa con gli Horus che mi attira parecchio. Non so se metterlo qua addirittura. Secondo me è interessante, che tutti saranno più preparati alla roba runic. Invece tu c'hai questo. Quindi quasi quasi, ragazzi, io lo metterei qua nel T1.5. Vediamo, vediamo che combina. La versione, ma sapete che anche queste, tutte e due queste versioni in T1.5, non so se metterle sopra o sotto. Dipende da quanto la gente è preparata alla roba runic, ok? Quindi questi si possono scambiare tra di loro, perché dipende da cosa sei preparato. Qui c'hai la lock con Nightmare Griffon, qua c'hai un pochino più board breaking potential, c'hai più pescate, è più difficile pescare roba morta. Il pop, quanta value c'hai in main phase, eccetera. Secondo me sono tutte e tre interessanti. Faticano contro il Pancra e i Ferrir, magari. Questa qui Ferrir non lo soffre più tanto. Queste qui pure se possono cavare, però dipende da quello che peschi. Non lo so, non lo so. Si possono intercambiabili. Dipende da quanto la gente è preparata per questa roba qui. Però secondo me sono davvero valide come versioni. Tutte. Questo è per tutti i pile deck, quindi pendolo, eccetera. Sempre, li metto sempre un merroga, non gliela faccio a mettere più e così. Tiar che ha perso non solo 2 miller, ma anche l'accesso a Diviner praticamente. E anche Sepoltura Sciocca diventa molto più debole. Quindi hai perso tanti starter. Però se parte è partito. Mi fa più paura di Sprite, sì. Mi fa meno paura di Flander addirittura, nonostante sia... Sì, mi fa meno paura perché non gioca carte stupide come questo, però se parte, parte comunque. Fai delle milate buone, le fai, però secondo me stai sotto a tanti questi deck perché sei molto più facile da intrappare rispetto a prima. Unchained fa davvero davvero fatica, non posso metterlo più di Rogue. Hai perso tanto follow up, sei molto più vulnerabile alle hand trap. Fai la tua board come prima, puoi farla ma devi giocare un brick in più e comunque non hai la stessa presenza perché non hai lo sciarvare in mano dopo per fare altre interruzioni. Sei più suscettibile soprattutto ai board breaker, 3 main control. E occhio a questi 3 main control perché possono diventare davvero pericolosi. E infine Vanquish Soul, che metterei qua sotto a Flander. Perché? Perché ha lo stesso problema ai Flander, secondo me, che è un po' la consistenza e il perdere magari da droll, sta roba qui. E soprattutto perdi male dai Warbreaker. Cioè, a vedere quanto i livelli sarà popolare in questo format. E potrebbe essere parecchio popolare, perché comunque la puoi giocare tranquillamente in sto deck qui.
la puoi giocare contro le varie cose runic, cioè un imperma evil, comunque gli puoi far male, cose varie. Vediamo. E soprattutto perdi comunque la troll e i problemi di consistenza. Perché sta qui? Perché può giocare carte tante stupide. Cioè può giocare Super Poli, può giocare Shifter. Quindi secondo me si merita almeno uno spot in mezzo al tier 2. Vedremo un po' come evolverà il meta. E questo è quanto, ragazzi. Questa è la mia tier list. Fatemi sapere se siete d'accordo, se ho dimenticato qualche deck, se hai messo quello che sta lì su perché Centurion è sempre qui. Scrivetemelo nei commenti. E se volete acquistare qualcosa, Fantasia, link in descrizione, codice sconto Game5. E siamo al prossimo video. Bye bye, guys.